Gesù, quando gli risponde alle cinque vergini, non è perché loro lo conoscevano prima. Andate via da me, io non vi conosco, cioè voi dovevate essere pronte a incontrarmi per quello che è necessario ora. Cioè io oggi ho bisogno di conoscere Gesù esattamente come avevo bisogno di conoscerlo nel 1988 quando ho dato la mia vita al Signore. Cioè la conoscenza è una relazione profonda che deve andare avanti nel tempo. Per ogni tempo c'è una conoscenza. Cioè Gesù dice a loro: io non vi conosco, ma non perché non erano vergini, perché non avevano creduto, perché non erano state risvegliate, ma gli mancò quell'approfondimento necessario in quel momento per essere parte di quel momento con Lui. Perché il Signore ci ha avvertito nella storia della Chiesa e fin dall'antichità di questo rapimento. Come gli uomini sono stati messi dal Padre sulla terra, gli uomini saranno ritirati da questa terra, fino poi ad avere nel suo tempo nuovi cieli e nuova terra. Ma il rapimento della Chiesa è un evento unico e straordinario nella storia di tutta l'umanità. Non c'è mai stato prima e non ce ne sarà un altro dopo. Non so se state comprendendo. Allora, i cinque che rimangano fuori, non è perché non erano risvegliati, non è perché non erano stati lavati nel sangue dell'agnello, perché altrimenti non sarebbero stati vergini, sarebbero stati impuri. Ma hanno mancato quell'appuntamento. E infatti, di tutte quelle parabole di Matteo 25, quella è l'unica che non finisce Gesù dicendo: andate fuori nel pianto e nello stridor di denti. Dice: io non vi ho conosciute, restate fuori. Cioè lì non si parla della salvezza, si parla dell'esclusione da un appuntamento preciso. E questo perché Dio, quando ha stabilito il rapimento della Chiesa, prima della fondazione del mondo, il Padre lo sa già qual è quel giorno, non lo sa il Figlio, non lo sa lo Spirito, lo sa il Padre, dice Gesù. Io non so, solo il Padre mio lo sa. Ma io vi do gli elementi perché possiate essere a quell'appuntamento.